Simplicio, vi confesso che per tutta questa notte ho ripensato, sono andato ruminando, le cose di ieri, le discussioni di ieri, e veramente trovo molte considerazioni belle, nuove e convincenti. Nonostante ciò, mi sento vincolato, mi sento stringere, dall'autorità di tanti scrittori e in particolare voi scuotete la testa, signor Sagredo, e sogghignate, come se io dicessi una gran bestialità, un'assurdità. Sagredo, io sogghigno soltanto, ma, credetemi, sto scoppiando nel tentativo di trattenere ben più evidenti risate. Perché mi avete fatto venire in mente un bellissimo fatto, caso, al quale ho assistito molti anni fa, insieme con alcuni miei amici nobili, di cui potrei fare anche il nome. Salviati, sarà opportuno che ce lo raccontiate affinché il signor Simplicio non creda d'essere stato lui ad avervi suscitato le risa. Sagredo, sono contento. Mi trovai un giorno in casa di un medico molto stimato a Venezia, dove alcuni si riunivano per loro studio, altri per curiosità, per assistere talvolta a qualche dissezione anatomica, taglio di notomia, realizzata per mano di, da un anatomista, da un professionista di anatomia, che aveva esperienza e pratica non inferiori alle conoscenze teoriche. Quel giorno accadde che si discuteva del punto da cui hanno origine e si diramano i nervi. Intorno alla questione vi è una celebre controversia tra i seguaci di Galeno e i medici seguaci di Aristotele, galenisti e peripatetici. Mostrando l'anatomista come originandosi, partendosi dal cervello e diramandosi per la nuca, il grandissimo fascio dei nervi si estendeva per la spina dorsale e si ramificava in tutto il corpo, e che solo un filo sottilissimo, come il filo di cotone, il refe, arrivava al cuore, rivolgendosi a un nobiluomo che sapeva essere seguace di Aristotele e a causa della presenza del quale egli, cioè l'anatomista, aveva eseguito tutta la dissezione in modo straordinariamente accurato, gli domandò se era davvero soddisfatto e convinto che l'origine dei nervi si trovasse nel cervello e non nel cuore. E il filosofo, cioè il peripatetico, seguace di Aristotele, dopo essere rimasto qualche tempo sovrappensiero, rispose: «Voi mi avete fatto vedere questa cosa così evidente e percepibile con i sensi, sensata, che se il libro di Aristotele non affermasse, fosse il contrario, perché invece sostiene inequivocabilmente, apertamente dice, che i nervi nascono dal cuore, bisognerebbe per forza ammettere la verità, confessarla per vera».